Amici Life, ora mi trovo qui con Carmelo Gangi. Beh, Carmelo Gangi è un imprenditore molto famoso a Milano, oggi qui alla chiusura della Milano Fashion Week, e è presidente, tra l'altro, di diverse attività. Ce ne vuoi descrivere alcune? Sì, io sono presidente dell'associazione Impresa Azzurra, tra l'altro di cui sono anche uno dei soci fondatori, e in più sono stato nominato presidente dei giovani imprenditori di un'impresa. Chiaramente tra i nostri ideali storici c'è sempre stato quello della tutela delle piccole aziende e di tutto ciò che rappresenta il Made in Italy. Perché l'Italia è fatta di micro attività soprattutto, quindi devo dare molta importanza a questo. Bene, oggi qui in veste di cosa? Di ospite, immagino. Decisamente sì, sono in veste di ospite, ma la mia vuole essere anche una rappresentanza per sostenere quello che è il campo della moda. Innanzitutto fiore all'occhiello del nostro paese e sicuramente un bel bigliettino da visita per la nostra italianità. E poi anche uno dei campi più colpiti dall'ultima crisi economica sviluppata dal coronavirus, perché chiaramente ha in qualche modo influito molto sull'andamento economico di questo tipo di attività. Però io sono convinto che Made in Italy, sotto le braccia, sotto le cenere del coronavirus, ha il cuore che batte, continuerà a produrre, al momento opportuno poi esploderà come sempre, mi conferma? Diciamo che gli italiani non sono persone che si arrendono, quindi di conseguenza usciremo a testa alta anche da questa crisi. Sono convinto che a breve ritorneremo a essere grandi. Sicuramente, a più tardi allora. Grazie mille. Letizia, però conosciamo una delle modelle che indosserà i tuoi abiti. Lei viene dalla Nigeria, mi sembra. Sì, esattamente, dalla Nigeria, si chiama Silvia. Silvia, how are you today? I'm fine, thank you. Do you lie in Nigeria? Yes. Però parli anche italiano? Yes. Beh, sì, l'italiano è internazionale nella moda perché Milano è capitale mondiale della moda, quindi da qualsiasi nazione che si arriva, tu arrivi da Nigeria, però l'italiano lo devono imparare per forza, esatto. Sennò qui non si può lavorare con il Made in Italy. Bene, ci parli un po' delle tue esperienze che hai fatto ultimamente? Allora, sono entrata da poco in questo mondo, è un paio di mesi, ho fatto delle sfilate ad Esenzano del Garda per adesso e una a Montichiari. E questa qua è la prima sfilata grande che faccio e sono un po' emozionata. Beh, tu sai che io porto fortuna alle debuttanti, guarda Letizia, è diventata una star e quindi sono certo che te lo diventerai. Lo speriamo. E poi voglio ammirare il tuo stile, so che indosserai anche dei bei gioielli, oltre che i suoi abiti e gli abiti anche di altri stilisti probabilmente, quindi non vediamo l'ora di vederti, va bene? Va bene, grazie. Allora manda un messaggio nella tua lingua inglese. Madrelingua, la tua nazione. Ok. If you have a dream, may you believe. And if you want to realize, may you do everything to realize it. Very, very, thank you very much. You're welcome. Welcome for you. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that stardust go on. Just one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone.
through time. I hope to in my life will always go. Virtuale, ma che ti intervistasse una vera giornalista di moda, speaker radiofonica, attrice, è una grande amica dalla voce splendida e unica. Lady The Voice, Irene Cinti, che è con noi. Bella The Voice! Sì, cuore, complimenti a Stefano. Facciamo un grandissimo applauso a Stefano Artest e al suo team. E grazie di cuore, ogni anno realizzi i capolavori, quindi grazie. Grandi eventi. Veramente complimenti Martina, l'abbiamo premiata insieme, Miss Volta Artest 2020, bravissima. E complimenti a lei, facciamo un grande applauso a lei e a tutte le modelle e a questi quadri meravigliosi, Stefano.